Amici della Lepre Group TV, bentornati alla rubrica del calcio in settimana. Perché? Perché questa è una breve puntata speciale dedicata al ricorso del Napoli contro il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione, sentenza che arrivò un mese fa. Il Napoli ha fatto ricorso, ricorderete tutti, la partita non giocata contro la Juventus perché due tesserati del Napoli, Elmas e Zielinski, erano risultati positivi al Covid e l'ASL Campania impedì al Napoli di partire per Torino. Quindi di fatto il Napoli non si presentò allo Juventus Stadium e di fatto ebbe 3 punti, ebbe la sconfitta a tavolino per 3-0 ed un punto di penalizzazione. Il Napoli in questo mese ha presentato il ricorso, ieri è arrivata la sentenza della Corte federale d'appello, rigettato il ricorso della società sportiva Calcio Napoli e quindi rimane il 3-0 a favore della Juventus, rimane un punto di penalizzazione per quanto riguarda il Napoli. Questa è stata la risposta della Corte federale d'appello. Il Napoli naturalmente farà ulteriore ricorso, il presidente De Laurentiis ha già detto che si rivolgerà al CONI che darà poi la sentenza definitiva. Il Napoli ha ascoltato l'ASL di riferimento della Campania, mentre invece la Corte d'Appello ha visto le carte e praticamente ha seguito il protocollo della Federcalcio italiana. Quindi è stato il protocollo della Federcalcio italiana praticamente ad avere ragione e non l'ASL. Quindi c'è stata questa guerra praticamente, diciamo, tra virgolette, tra l'ASL e il protocollo della Federcalcio italiana. In questo momento la Federcalcio ha avuto la meglio in attesa poi di un nuovo ricorso e quindi poi di una nuova sentenza che arriverà direttamente dal CONI. Per quanto riguarda quindi questa sentenza, la Juventus rimane col 3-0 a tavolino e il Napoli praticamente di fatto quella partita che non ha mai giocato l'ha persa e non solo, ma ha avuto anche un punto di penalizzazione. A voi i commenti, Massimiliano Albino per la Lepre Group TV.